Perché non parla della mafia? Scusi, non parla dei degli imprenditori, eccetera, eccetera. Allora, adesso ragazzi, vi faccio ascoltare un'altra cosa. Una persona che si dichiara non binaria. Cioè, sono quelle persone che dicono di non essere né maschi né femmine. Non binaria. No, ma senti come esprime il suo disappunto. Cioè, non siamo riconosciuti come cittadini, no? Uno perché deve dire. No, uno si può dichiarare come vuole, secondo me, Davide. Non hai capito? Certo, uno si può dichiarare, appunto, si può dichiarare fluido, niente, nulla. Ma per me uno né può maschio, dichiararsi né come cosa sì. sei tu? Io non sono niente. Sono pecora, vabbè, sono pecora, va benissimo. Ma per me può essere quello che uno può dirsi anche Gottardo. Pensate, uno ma certo, sei tu, io insomma, a un certo punto. E se ti piace così, sono cazzi tuoi, che certo, ti devo dire? Diciamo, una società poi una società poi ha i suoi generi, no? Sì, deve mettere qualche cosa, no? Cioè, deve mettere qualche puntello. Ma comunque lasciamo perdere. Non sai che arriverà. Anche il terzo genere, però. Sì, uno si può definire del terzo genere, benissimo. Però non mi devi rompere il cazzo sulla lingua. Senti questa. Io direi, fossi non binario, direi, non siamo riconosciuti come cittadini. Senti questa qua che dice, invece. Non siamo riconosciuti come cittadini, effettivamente. Come se noi fossimo malati. Questa è una gravissima violazione dei diritti umani. No, non so se hai sentito bene. È sarda. Sì, non siamo riconosciuti come cittadino. Senti, ma l'unica risposta a questi sarà sarda uguale. Vabbè. Sì, ma non è che l'ha detto in sardo. Cioè, l'ha detto perché veramente questi mettono la U al posto della I. La mettono la U al posto della I. Perché non si deve utilizzare la I. Non si deve utilizzare la I. Perché non si deve utilizzare la I? Ma che cazzo ne so? Andassero a fare in culo! Ma lo fanno già, infatti. Strade in diretta.